sono le 8:30, 8:20. Questa mattina, anzi tutta questa giornata di fuoristrada, adesso sto raggiungendo Antonio e gli altri, testerò l'Ottocast. Di default ce l'ho impostato con Google, ma quando faccio fuoristrada utilizzo Osman, quindi andiamo a cliccare Osman. Il primo avvio di Osman è un pochettino più lento, però come vedete si è già sistemato. Mettiamo per ora in guida libera, così abbiamo tutto lo schermo a disposizione. Cambiamo l'orientamento della mappa. Ok, perfetto. Aumentiamo un po' di zoom. Ora, come vedete, abbiamo l'immagine satellitare, che a me non piace quando faccio fuoristrada. Appena mi fermo devo per forza accendere al telefonino per cambiare l'immagine satellitare da Osman. Diverso invece da Google, con Google posso farlo direttamente da qua. Ieri sera, per fare dei controlli sulla traccia, ho messo l'immagine satellitare e l'ho dimenticata. Allora, voglio far notare, se riesco, la fluidità, perché la domanda che mi viene fatta più spesso: ma è veloce? Ovviamente si intende le mappe. Vediamo che è fluido e come arrivo a questa isola di traffico, arriva leggermente più in ritardo. Ovviamente qua è molto zoomato, leggermente più in ritardo, ma in maniera fluida, non va a scatti, che è la cosa più importante. Qua abbiamo questa intersezione, se io tolgo un po' di zoom, ecco, diciamo che è abbastanza preciso se tolgo un po' di zoom. Isola di traffico, ce l'ho alla mia destra e ci passo insieme al puntatore dell'Ottocast che mi sta trasmettendo Osman dal telefonino. Ovviamente con la cartina fotografica, che ripeto andrò a togliere fra un po' appena mi fermo, perché io la preferisco cartografica e non fotografica quando faccio le avventure in fuoristrada. Ma tornando alla velocità di risposta, si può dire che è praticamente in tempo reale. Più togliamo lo zoom, più è preciso, ma la cosa che secondo me è fondamentale è la fluidità. Mi piace perché è molto fluido. Caffè preso, aperto un attimo il telefono, sposto il cursore e vado a cambiare direttamente dal telefono l'impostazione della mappa. Io così lo preferisco per quanto riguarda la navigazione off-road. Chiudiamo tutto, blocco tasti, apriamo un po' di zoom e iniziamo il nostro giro. Questo sta fatto. Tutti. Anticipo, scalo di una marcia, alleggerisco un po', vado in giro. Comunque, e tu non stai troppo attaccato perché non sto derapando, come vedi. Palle sul serbatoio, vai, avanza, avanza. Sono io. Le pietre rotolanti, no?
Vai, palla sul serbatoio, vai, non c'è bisogno che ti alzi, basta che avanzi col manubrio, avvicinati il manubrio. Sì, sì, basta che ti avvicini col manubrio, vai. Sbrigati. Ok. Vieni a prendere Mirko, vieni. Il pompiere paura non ne ha. Non lo so. Non lo so. Oh, là c'è il sentiero, eh. Oh, i lampeggianti blu devi mettere! I lampeggianti blu! Peccato perché non sto ancora in modalità. Adesso non posso né scendere né salire. No! Ok, torno indietro. Hai il culo. Ti ho fatto male? No, no. Ah, mannaggia. Stefano. No, no. Stai, stai, Stefano. Ok, Madonna. Oh, scusa di Sant'Antonio, perché sulla roccia è questa. Ok, Madonna, bestia, cioè praticamente io non ho fatto niente, l'ho alzata lui. Non ho fatto niente, lui ha fatto. Dai, provo da quell'altra parte. Vai, zompa, frizione, te ne scendi piano piano e poi là c'è il sentiero. Io non so perché state facendo sta strada. Frizione, usa, manda la frizione. Che cazzo sta succedendo? Oh, tienilo. Guarda, dietro. Prendimi l'antipioggia qua, per favore. Quello piccolo. Ragazzi, io non mi sento pronto da farlo. Vai di là, c'è il sentiero. Senti, ma riusciamo a salire a piedi? Sì. Allora. Voglio raggiungere un punto. Eccolo qua, questo. Che è questo? Non lo posso selezionare, quindi devo andare qui. Preferiti. Enduro. Lista dei briganti. Eccolo qua. Percorso attuale, avvia. No. Sì. Andiamo ragazzi di qua.
del sentiero, proviamo. Compa, guarda dove l'ho portato, guarda. No, compa, no, non siamo qua. Fermato per fare il video, abbiamo già finito. No? Non è uno spettacolo? Mi sono fermato in mezzo per farlo. Tanto poi ce l'ho io. Non lo sapevi che c'era questa. Questa si chiama Lizza dei Giganti, ragazzi. È un leccio, è uno dei più grossi lecci di leccio del Salento, se non della Puglia. È immenso. È un po' leccio. Allora, purtroppo il cancello è chiuso, però siamo entrati da quel sentiero, quindi diciamo, ecco. Vi piace questo posto? Allora, mentre Antonio viene seviziato sotto questo piccolo alberello, è arrivato il momento, visto che abbiamo fatto già un po' di strada. Allora, questa immagine si può cambiare inserendo l'SD card con l'immagine che vogliamo, poi dal menu principale, cioè questo che state vedendo in questo momento, si può sostituire. Quando lo accendiamo, quello che si vede è questo. In automatico, senza toccare nulla, si collega al telefonino in tempo reale. Vediamo quanto tempo ci mette. Beh, sbrigati. Eccolo qua. Lo chiamavano buffone. Adesso la prima immagine che aprirà sarà Osmond, se no sarebbe già apparita. La prima immagine che apparirà sarà Osmond, infatti ci mette un pochettino di più. Come dicevo prima, il primo avvio di Osmond è un po' più lento. Se invece abbiamo come pagina iniziale Google o Spotify piuttosto che le chiamate, il caricamento è molto più veloce. Ecco qua, guida libera, togliamo un po' di zoom. Allora, io mi sto trovando veramente molto bene per ora. Come appare l'immagine principale? L'immagine principale, come probabilmente tutte le auto che hanno Android Auto o Apple CarPlay, è più o meno questa. Possiamo cambiare dalle chiamate. Ok. Maps. Come dicevo prima, da Maps possiamo direttamente mettere la vista satellite o traffico, cosa che invece da Osmond dobbiamo farlo per forza dal telefonino. Ok, ovviamente abbiamo Spotify. Cliccando invece qua, assistente di Google per quanto riguarda Android, abbiamo tutte le applicazioni che abbiamo sul telefonino. Possiamo toglierne qualcuna, aggiungere quelle che vogliamo. Io ho messo le essenziali, anche perché non ho tra l'altro molte applicazioni. Questa recensione la stiamo facendo fuori strada, quindi voglio proprio testare le sollecitazioni. Ah, tra l'altro c'è una cosa molto bella, se invece stiamo viaggiando e dobbiamo toglierlo. Una cosa molto comoda, togliendo la vitina di sicurezza che abbiamo qua alle sue spalle, facendo così, ok, si toglie. Le dimensioni sono veramente microscopiche, cioè è veramente quanto un telefonino. Avete un telefonino a portata di mano? Vediamo se c'è un telefonino a portata di mano.
quindi praticamente le dimensioni sono, scusa, ecco, leggermente più grandi di questo telefonino, che tanto questo è anche abbastanza piccolino, questo sì, telefono, sì, sì, il mio è un po' più grosso. Questo ce lo infiliamo in tasca, lo infiliamo in tasca e possiamo abbandonare, tra virgolette, tutta la staffa. Con un velocissimo e rapido click, qua dietro abbiamo la sua vite di sicurezza che evita, si accende perché c'è il quadro acceso, la vite di sicurezza, ok, e niente, secondo me è molto pratico. Ora concludiamo la giornata di fuoristrada, abbiamo ancora parecchie ore, è rimasto ben saldo, non mi sono limitato a stringerlo con la mano, qua c'è la sua, chiamiamola farfalla, comoda con le mani, ma ho preso una pinza e l'ho stretto anche con la pinza, così rimane bello saldo. Ok, nel frattempo si è avviato, facciamo un po' di fuoristrada. E stasera le conclusioni. Ma che percorso Ramadan ho fatto? Ma finito. Finito. All'ultimo ho visto la peggia. Peggia pertosa. Solo beccarla. C'è manca solo un po' quello pure. Quello che sta parlando da solo Stefano. Comunque adesso non c'è più la pianta, eh. Oh. No, 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 no. Stefano, da là c'è un passaggio.
Allora adesso sto testando Ottocast con Google Maps in fuoristrada, vabbè, ma questo ovviamente non c'entra nulla con la recensione, però mi fa ridere che questi sentieri che sono abbandonati, ma veramente da, si può dire, boh, 70-80 anni, perché sono antichissime fondi con le masserie, Google me la porta, vabbè, questa cosa mi fa ridere, volevo dirvela. Dietro di me c'è Antonio e Stefano, rispettivamente con T7 World Ride e Aprilia 660 Touareg, ma la migliore moto è questa. Allora, Antonio mi sta dicendo tramite l'interfono Moman H2 Pro, mi sta dicendo che poi sembra che sto facendo la pubblicità così. presentaci bene. Allora, Antonio, detto Tonno, detto quant'altro, tutto attaccato. E dietro invece con la briglia c'è Stefano, detto Soul Jitsu. Proprio così, è una combinazione tra... Adesso non mi sto ricordando, come si chiama adesso? Ah, è vero, abbiamo introdotto un nuovo soprannome, quindi Stefano, detto Soul Jitsu, detto Il Silente. Antonio mi sta dicendo nome derivante da, ma non so se lo voglio dire. E non lo diciamo perché si chiama Il Silente, ma ha a che fare con la moto. A sinistra, ragazzi, scusate, a sinistra. Della serie, come sapete, le recensioni cerco di portarle il più sincere possibile. Un difetto l'ho trovato: si è scollegato dal telefonino e non c'è stato modo di ricollegare il wifi, di conseguenza non potevo vedere le applicazioni, quindi non vedevo maps, chiamate, nulla, non avevo questa schermata. Ci siamo fermati, abbiamo riconfigurato tutto, dissociato tutto, staccato, spento, riavviato tutti i dispositivi, telefono e Ottocast, niente, non c'era verso di ricollegarlo. Poi inspiegabilmente si è ricollegato. Sarà stato un bug del telefono, sarà stato un bug del sistema, non lo so, comunque adesso sta funzionando. Quando funziona, perlomeno ha sempre funzionato e funziona molto bene. In due settimane, con questa domenica inizia la terza settimana di prova, tra l'altro oggi ha fatto molta pioggia, e è la prima volta che mi ha dato un problema. Vai, scorri, scorri! Pensavo, che schifo, che era? Burro era, non lo so cosa. Allora, la pioggia è aumentata, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ma l'Ottocast mantiene tranquillamente sotto l'acqua, funziona anche il touchscreen perfettamente, funziona tutto e niente, per ora tutto ok. Allora, rientrati dal nostro giro,
e vi faccio vedere subito nella scatola cosa c'è. Intanto la scatola si presenta, diciamo, è carina, è quadrata, è pulita con tutte le specifiche. Istruzioni completamente in inglese, ma io non le ho guardate, ho fatto tutto abbastanza intuitivamente, anche perché il menu dell'Ottocast è in italiano, basta selezionare language e poi selezionare italiano. Questo l'Ottocast è ancora un po' bagnato, non so se si riesce a vedere, ha resistito molto bene. Ah, tra l'altro c'è ancora la pellicola attaccata, qua c'è un po' di fango, non so se si riesce a vedere. Va bene. Come si è comportato, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Allora, innanzitutto lo sto provando da 2 o 3 settimane. Non mi ricordo, 2 settimane sicuro, oggi inizia la terza. Vabbè, insomma, l'ho provato veramente tanto. L'ho provato in trasferimenti stradali lunghi, l'ho provato in trasferimenti, o meglio, in giornate di enduro intensive con molte sollecitazioni. La prima cosa che ho notato subito appena aperta la scatola, quando mi è arrivato, è proprio che è leggero. E questa cosa mi è piaciuta, il fatto che sia leggero, perché il cupolino, il traversino del parabrezza, dello spoiler della Freca Twin è un po' sbalzo, quindi vibra molto, e questi accessori un po' pesanti tendono ad inclinarsi, ad abbassarsi. Quindi quando l'ho sentito leggero ho detto sicuramente reggerà di più. Infatti ha retto bene. Io cosa ho fatto? Oltre a stringerlo col suo attacco simil RAM, per chi conosce la RAM, questi attacchi sono in ferro, sono molto pesanti, tra virgolette, ma intendo proprio come robustezza del prodotto, io ho preso una pinza e l'ho stretto ancora di più. Tanto è tutto ferro, quindi non c'è rischio che si sfiletti nulla. E devo dire che ha retto. Sì, si è abbassato leggermente, ma si è abbassato nel fuoristrada intenso, quando il passo ha iniziato ad aumentare, c'è stato qualche salto, c'è stata una caduta. E no, nella caduta non si è spostato di un millimetro. Nei salti e nello sconnesso duro, le vibrazioni l'hanno fatto abbassare un po', però non possiamo chiedere di più per un prodotto studiato per le moto di serie, non è un prodotto per fare i rally. Diciamo che noi abbiamo forzato un po' la mano proprio per portarlo proprio a cercare di trovare proprio il difetto. Le vibrazioni non hanno dato nessun fastidio al sistema, non si è mai spento, non ha mai sfarfallato, non ha mai fatto nulla. E mi è stato chiesto tempo fa, mentre provavo un altro prodotto simile, se c'aveva la cassa esterna. Questo ha una cassa esterna, si sente l'audio, qua ci sono dei fori, ovviamente non è un audio di qualità, però c'è questa cassa esterna. Non è il suo utilizzo, cioè quando accendiamo la moto che andiamo non sentiremo mai la musica da qua, però per chi fosse interessato, per qualche motivo c'è una cassa esterna, che secondo me è un difetto perché gli aumenta il peso. Quindi se non ci fosse stata la cassa, insomma, il suo audio direttamente da questo dispositivo sarebbe stato ancora più leggero. Vi ho già fatto vedere che si attacca e si stacca in maniera molto veloce. Qua dietro c'è una vite di sicurezza che con la mano lo possiamo andare a stringere, non si è mai svitata, e si può anche inserire il cacciavitino, ma io non l'ho mai inserito. Basta premere qui e questo si toglie, ce lo mettiamo in tasca e via, lo portiamo con noi, non c'è il rischio che venga rubato. Ora, nella scatola cosa c'è? Abbiamo una buona quantità di connettori, sia il suo connettore per chi ha l'attacco direttamente 12 volt esterno, il classico, ve lo faccio vedere, attacco che utilizza Garmin, che utilizza TomTom e altri dispositivi, il classico connettore con la sua vitarella. Questo è il riduttore che appunto dall'USB
se ci serve una prolunga, qualche cosa, collegarlo al computer, possiamo utilizzare il riduttore per collegarlo al computer, altrimenti svitiamo da qua e attacchiamo direttamente alla corrente della moto. Poi ci abbiamo vari attacchi, c'è questo attacco che è molto carino, può essere attaccato a una vite, ovviamente stiamo attenti a quale vite svitiamo e se la sostituiamo prendiamone una più lunga, non so, allo specchietto, agli attacchi del manubrio, insomma c'è un po' di tutto. Abbiamo questo altro attacco. Abbiamo questo altro attacco, stavo dicendo, con diversi attacchi a U, quello un po' più piccolo, questo un pochettino più grande. Abbiamo ovviamente il riduttore, abbiamo altre viti, insomma possiamo un po' sbizzarrirci per montarlo. C'è anche qua un cacciavitino per smontare lo sportellino dove all'interno troviamo il portatessere e una presa USB, possiamo svitarlo perché appunto è a tenuta stagna, è IP, vediamo, IPX7, quindi è una buona tenuta all'acqua e alla polvere. Allora, pregi, leggero, non soffre le vibrazioni né come sistema elettronico né il fatto che si abbassi, ovviamente sta a noi montarlo per bene, stringerlo bene, il supporto che utilizziamo si vede bene contro luce, non ho avuto problemi, touchscreen funziona sempre, acqua, polvere, guanti invernali, guanti estivi, funziona sempre. Difetti, non è un difetto, è una caratteristica, il display è un pochettino piccolo. Adesso prendo un metro e vi faccio vedere quant'è la diagonale del display, solo display, quindi sono 12,5 cm, sicuramente vi scriverò qua da qualche parte di che pollici stiamo parlando, e comunque ha le dimensioni di uno smartphone sostanzialmente, quindi se abbiamo una buona vista non c'è problema, è una caratteristica, non è un difetto. Ci sono dispositivi più grossi, questo è un dispositivo un po' più piccolo che, ripeto, a me è piaciuto perché è più leggero per l'utilizzo che ne ho fatto io fuori strada, botte violente sulla moto, è più leggero e quindi rimane più stabile, quindi la chiamerei caratteristica. Il menu mi è piaciuto, è veloce, è rapido, Google Maps funziona benissimo, Osmand funziona benissimo, Spotify funziona benissimo, le chiamate funzionano benissimo, non ho avuto problemi di audio, mi sentivano bene mentre parlavo al telefono. Colleghiamo tutto qua, colleghiamo anche il sistema di interfono che abbiamo, colleghiamo tutto qua, c'è un po' di terra qui. Colleghiamo tutto qui, così abbiamo tutta l'interfaccia che comanda qua sopra, e l'interfono lo possiamo collegare tranquillamente agli altri interfono, agli altri caschi. Difetti, che difetti ho trovato? Allora, a un certo punto il wifi si è scollegato, rimaneva collegato il bluetooth, il wifi si scollegava, di conseguenza il CarPlay non funzionava, non vedevo le applicazioni. Ho provato a manovrare un pochettino, ovviamente bisogna fermarsi, non si può fare a motore in moto, cioè non si può fare in movimento. Mi sono fermato, non sono riuscito a sistemarlo, non c'è stato modo, non ce l'abbiamo fatta. C'era anche il mio amico che è un po' più pratico di me di elettronica. Sembrava quasi che o il telefonino o questo avesse un bug, quindi in realtà non sappiamo se è stato il telefono o questo sistema. Sta di fatto che dopo un po' si è ricollegato da solo senza fare nulla e si è ripristinato tutto, ha funzionato perfettamente. Nel giro di 2-3 settimane l'unico problema che ho avuto è stato poco prima di registrare questo video, oggi l'ultima giornata che ho deciso di registrare finalmente questo video. Quindi secondo me potrebbe essere stato un difetto, però non so in realtà se è stato un bug suo o un bug del telefono.
È un sistema simpatico, abbiamo tutto a disposizione, tutto quello che c'è sul telefono lo vediamo se è compatibile con i sistemi Apple CarPlay oppure Android Auto, ovviamente deve essere compatibile sia l'app e quello che utilizziamo. Ha funzionato perfettamente, ho preso un sacco di acqua, un sacco di polvere, botte e niente ragazzi, il codice sconto sapete dove trovarlo, lo trovate in descrizione. Altre cose da dire non me ne vengono. Ragazzi, se vi piacciono questi sistemi, anzi ecco, a chi mi sento di consigliare l'Ottocast? Probabilmente a chi ne fa un uso un pochettino più gravoso, perché appunto è più leggero, e quindi si consulta Osmand. Nel mio caso ho usato molto Osmand. Ovviamente bisogna organizzare bene Osmand, perché non abbiamo tutte le funzioni di Osmand qua, abbiamo le funzioni base e non possiamo, non lo so, accendere e spegnere le tracce che vogliamo seguire le dobbiamo avere già attive sulla mappa. Possiamo invece entrare nel menu, scegliere i preferiti, i waypoint, quindi sistemiamoci bene le cartelle dei waypoint così da essere rapidi. Non possiamo prendere il waypoint e cliccarlo sulla mappa e andare come faremmo con lo smartphone o con un tablet. Dobbiamo averlo organizzato per benino nelle cartelle. La stessa cosa vale per le tracce. Possiamo seguire le tracce GPX che abbiamo già impostato, quindi farci fare da navigatore sulle nostre tracce, quindi non come Google Maps, ma anche quella deve essere salvata per benino in maniera tale da essere trovata facilmente nelle cartelle. Oppure, come preferisco fare io, ne faccio un uso più enduristico, mi tengo la traccia aperta sulla cartina, visibile, chi usa Osmand sa di cosa sto parlando, e qua la vediamo tranquillamente. Ci scegliamo il colore della traccia in maniera tale che, insomma, il colore che più ci piace, e qua la seguiamo. Anche i waypoint ovviamente possiamo tenerli attivi e li vediamo. Ok, se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio, fate segui alla pagina, per me e chi mi aiuta a gestire questa pagina è una mano enorme, quindi fate segui, tanto. Ok ragazzi, grazie. Se ti è piaciuto il video, sai cosa devi fare? Scrivimi nei commenti. Ovviamente le domande più tecniche io vi consiglio di controllare il sito dove ci sono tutte le risposte che cercate. Io vi rispondo in base a quello che ho provato. Ok, ciao ragazzi e gas brillante.